Allora, ciao a tutte, tutti e tutte. Io sono un moderatore super improvvisato perché doveva esserci Martina Amici che è molto brava, molto preparata e molto artisticista. Io ci provo, Ma non potrei mai sostituirla. ma non potrò mai sostituirla. E di conseguenza abbiamo un attimo ripensato al panel, perché appunto Martina non ci poteva essere, quindi in realtà la mia non sarà una vera e propria moderazione, come abbiamo detto, ma sarà più uno scambio molto colloquiale tra di noi circa un po' la nostra expertise verticale, mettiamola così, perché. E quando Fabri mi ha raccontato il panel personalmente, ho pensato che uno fosse un panel a cui poche persone avrebbero pensato, perché non è così, cioè si parla spesso di diversità, inclusione, genere, bla bla, in altri ambiti come vabbè, per esempio la moda, la politica, la scienza, il cinema, cioè, molte molte cose, ma inclusione e cibo è una cosa, cioè è una porta ancora da sfondare, no? E tra l'altro questo lo testimonia abbastanza, così faccio questa piccola introduzione così settiamo un po' la discussione, il fatto che ciclicamente ogni anno esce una qualche inchiesta che ritrae un mondo della ristorazione o in generale un settore food and hospitality ancora molto machista, misogino, sessista, omofobo, transfobico e quindi questo fa pensare che in realtà c'è molto bisogno di affrontare la discussione perché poi ci sono tantissimi aspetti che si connettono tra di loro, perché ovviamente il machismo nelle cucine è legato a una determinata concezione di chi è lo chef e cosa fa e il suo ruolo decisamente gerarchico. Al contempo, lo chef, appunto, o in generale l'uomo. Ha un rapporto particolare con il cibo, non per nulla uno degli stereotipi fondamentali del ruolo di genere maschile è l'uomo cacciatore, quindi vuol dire che qualcosa c'è. E per quello che riguarda me, che nella vita assieme a Carolina Benti e Francesco Ferreri faccio diversità e inclusione, tornando al tema delle inchieste. Effettivamente il mondo della ristorazione, dati alla mano, è un mondo che per tantissime ragioni accoglie una vastissima varietà di persone, anche a livelli molto diversi. Parlo anche di livello di studi, classe sociale. È uno dei settori più eterogenei, forse da questo punto di vista, no? Ed è un settore che segna anche un po' un passaggio nella vita delle persone, perché insomma, tantissime persone nella vita hanno fatto il cameriere, la cameriera. E quindi a maggior ragione c'è bisogno di discutere di diversità e inclusione, perché nel momento in cui parliamo di un settore così ricettivo, e di una risorsa così importante anche per un lavoro che prima o poi, adesso generalizzo, portate pazienza, però che prima o poi tutti fanno nella vita, è importante tenere presente che in qualche modo questa cosa evidentemente diventa uno specchio sociale. Non rubo altro tempo e leggo quello che avete dichiarato sul panel che stiamo andando ad affrontare. Abbiamo scelto un po' questo approccio qua. Ogni persona ha in qualche modo esternato delle impressioni su quello che è il proprio tema core, mettiamola così. Quindi direi che le leggo e andiamo a commentarle assieme.
così risolviamo questa moderazione. Però sei andato benissimo. Ma grazie. E, allora, cibo supersonico. Francesca e Chiara. Cosa? Diciamo il cognome perché non è carino dire. Io non lo dico mai di nessuno, però se bravo, se non lo dici di nessuno non ho visto. Non lo dico di nessuno, figurati. Se no sono una donna a casa. No, hai ragione, hai molta ragione. Scherzo, quasi. No, ma è così, è letteralmente così, c'è niente da scherzare. E allora, voi dicevate, essere una chef donna in un settore profondamente patriarcale significa sgomitare per prendersi spazio, autodeterminarsi, autodeterminarsi creando una storia differente. Prendersi spazio nel nostro caso vuol dire anche riconoscere attraverso la cucina il valore di tutte le vite e di tutti i corpi, inclusi quelli degli animali non umani. Quello che colpisce parecchio di questa dichiarazione è l'introduzione del tema appunto della specie. Lascio a voi approfondire. Che è un temone. Innanzitutto grazie, perché si sta generando un bellissimo calore umano. Sto pensando molto questa cosa e non vedo l'ora di lasciarla andare, perché a un certo punto arriverà l'autunno, però scherzo, però a parte tutto siete tanti e mi piace questa cosa, perché appunto parlare di queer e il mondo del cibo è curioso. Dall'altra parte, nella tua introduzione dicevi che un po' tutti passiamo dalla cucina A, in casa, B, come primo approccio lavorativo, o comunque nel mondo del cibo, dell'accoglienza e del servizio per gli altri, ma non siamo mai minimamente preparati a come si sta tra le persone, come si sta tra possibili colleghi che possono avere anche appunto una cultura differente o un genere che non conosciamo e con cui non sappiamo interfacciarci. Quindi effettivamente manca una grandissima parte di formazione nello stare tra le persone in contesti lavorativi che purtroppo vivono anche una pressione spaventosa. Effettivamente uno dei contesti lavorativi più difficili invece, e quelli che fanno più fatica a sopravvivere, sono proprio i contesti lavorativi che hanno a che fare con il mondo del cibo e con il servizio. E spero che questo porti a quella crisi così profonda, catastrofica, secondo me ci siamo quasi, per cambiare totalmente la narrazione. Io arrivo dalla cultura del cibo in quanto chef, ho cambiato diversi contesti lavorativi ed ho osservato che nella cucina, dove all'interno non si andava a servire un prodotto animale, c'era un approccio differente proprio anche tra le persone. Quindi lì dove ho lavorato si serviva tutt'altro, per cui anche carne, per cui anche tanto altro, c'era un tipo di atteggiamento. Lì dove c'era un contesto dove proprio la crew, quindi proprio il team in cucina, quindi qui parlo neanche del servizio in sala, parlo proprio della cucina, quindi chi lavora la materia prima, soprattutto se già vegana, ad esempio, o vegetariana o vegana, c'era già un altro tipo di approccio di coesione tra le parti, c'era proprio un altro tipo di atmosfera. E quindi anche quando il mio capo era un uomo, beh, questo non cambiava nessun tipo di convinzione, per cui non provavo un certo tipo di disagio, non mi sentivo sotto pressione perché sopra di me c'era un uomo che poteva rispondermi in un dato modo o altro. Questo è un caso. E sarei curiosa di sapere come si sta nelle cucine in questo momento, nella ristorazione, una cucina che serve il cibo completamente vegetale, come si sta in un altro tipo di contesto. Però tornando appunto al tema dei corpi tutti, beh, raccontando in breve, Cibo Supersonico è un progetto che nasce da me, ma che si collega tantissimo poi anche a lei, perché ci innamoriamo. E Chiara dice: Franci, ti do una mano nel comunicare cos'è questo Cibo Supersonico che è nato da te. Abbiamo scoperto che era possibile includere chiunque nel nostro modo di interpretare la cucina vegetale. Infatti i nostri clienti sono tutti onnivori e noi amiamo la maggior parte, cioè non abbiamo tanti clienti vegani, forse un 10%, che per me è una cosa bellissima. Dall'altra parte lo trovo curioso, perché probabilmente vegani
quelli che sono già vegani forse sanno già cucinare abbastanza, dire no, non faccio il corso con te, oppure no, non partecipo ad una serata con te. Amiamo il fatto che però le persone si sentano tranquille, semplicemente a barcare la soglia di quella location che prendiamo in affitto e dove proveranno la nostra cucina, la nostra visione. Amo questa cosa perché quello che accade a tavola non è quello che accadrebbe in un ristorante. In un ristorante non hai modo di parlare, confrontarti con chi sta cucinando, con chi ha acquistato certe materie prime, con chi le ha trattate in un dato modo, con chi ha fatto l'amore praticamente con quelle materie prime. E secondo me alla base manca proprio questo. Manca una visione amorevole di quello che si sta facendo. Perché cucinare a base vegetale? Perché è la cosa meno violenta possibile che si possa fare come atto pratico quotidiano. Cioè io quotidianamente 3, 4, 5 volte al giorno posso scegliere la non violenza. Wow! Ma nel mente posso anche bestemmiare, posso dire tutte le parole, cioè, capisci? È totalmente apartitico, apolitico ed è una cosa totalmente senza nessun tipo di dogma religioso, no? Volendo. Però è totalmente la scelta di non schiacciare altri. E questi altri sono gli ultimi. Se gli ultimi nella nostra società umana sono le persone disabili o le persone che hanno dei problemi di salute mentale, perché sono gli ultimi degli ultimi, facciamo ancora fatica a dirlo, ma è totalmente così, e lo dico da figlia di una persona che vive in una clinica psichiatrica, e questa cosa non la dico di solito, però mi andava di dirlo qua, e sono gli ultimi degli ultimi, ecco, gli ultimi degli ultimi non umani sono totalmente gli animali. E se già facciamo fatica a vedere le persone disabili, già facciamo fatica ad integrare le persone che hanno problemi di salute mentale, sì, faremo fatica forse a vedere anche quei corpi, riconoscerli come corpi degni di vita. Il mio corpo è un corpo non conforme e nel mio modo ne vado non fiera, cioè io semplicemente sono felice di essere viva perché ho vissuto un tumore. Però mi rendo conto che il mio corpo è come il corpo di uno scarto. È interpretabile purtroppo per la nostra società come lo scarto che va preso e messo da parte, che forse Babaco venderebbe. Cioè, per intendere. Tu sei la mela ammaccata. Babaco, Cortina, non lo so, cioè, sto sparando. No, no, in realtà mi viene in mente che questo discorso che fai può anche perfettamente valere per tutti i generi non conformi. Ma chiaramente. Cioè, è un cappello gigante che include tutto questo, ovviamente. Però mi sento molto vicina a quella mucca che a un certo punto non può più avere latte, a una certa non ce la fa più di rimanere incinta in maniera meccanica e che quindi diventa uno scarto. Io mi sento più vicina a lei delle volte, no? Quindi mi sento di essere vicina a empatizzare con quello che la società vede come qualcosa di strano, qualcosa di non conforme, qualcosa di inconsueto, eppure degno, esistente, per cui degno di tutto. Insomma, noi cerchiamo di collegare un pochino tutte queste cose che di per sé sono complessissime, perché sono super complesse. Martina sicuramente, ti dicevo prima, nessuno può prendere il suo ruolo in quanto no, nel senso che lei avrebbe portato il tema dell'antispecismo con la sua carica anche politica, perché lei lo dice veramente sul piano politico, applica tutto questo, quindi a me spiace che non ci sia. Ma mi rendo conto che appunto sarebbe stato un contributo veramente importante e mi andava di nominarlo in quanto appunto, dato che manca, mi andava di nominarlo. Tu sei altrettanto molto carino, molto bravo. Però mi andava di dirlo perché Martina avrebbe portato una rappresentazione importante del tema. Ho attaccato un pippone, però perché che volendo ogni tanto chiaro che lei parla, per rivolgere, non lo so, la domanda anche a lei. Allora, aspetta, allora mi attacco subito a questa cosa con una domanda per Chiara. E allora, posto che io sto per introdurre un tema di cui non so assolutamente niente, okay. Dato che abbiamo deciso di così. Okay. Dico, vabbè, proviamo. Siamo qua. E adesso Francesca ha fatto una disamina molto lineare di quello che è il tema empatico su circa lo specismo, l'antispecismo, la differenza tra umano e animale, eccetera, eccetera. E io ogni volta mi chiedo,
tra parentesi, noi qua a questo su questa sponda siamo tutti vegetariani barra vegani, quindi sostanzialmente non, cioè, è una domanda non faziosa. Ma io alle volte mi chiedo, le persone, quando si parla di tutto quello che riguarda l'empatia, vabbè, anche lì ci sono mille problemi su la palestra dell'empatia, il modo in cui si ha a che fare con l'empatia, anche quella delle altre persone, quello è anche un tema di genere, magari su questo poi torniamo a te. Però c'è anche un'altra questione, c'è anche una questione, volendo, scientifica, nel senso, noi abbiamo appena avuto a che fare con il Covid-19, le... si chiamano le zoonosi, grazie. Le zoonosi esistono, sono un dato di fatto, la vicina, comunque non ci possiamo dimenticare che l'animale è vivo, non che la pianta non lo sia, però è un'altra roba. E quindi la domanda è, quando si affronta, anzi sono due domande, questa discussione sulle zoonosi, sull'animale in quanto essere vivente e quindi in quanto senziente ma non biologico proprio, in quanto biologico, è già una cosa per il vostro, per come la percepite voi, che si sta discutendo? Cioè è una discussione in atto il fatto che, oddio, forse dobbiamo stare attenti perché l'allevamento a questo livello, il salto di specie un attimo, Covid-20, cioè questo è già una discussione in atto? E se è già in atto, come si comporta la gente di fronte a questo, questa obiezione, perché questa è un'obiezione un pelino schiacciante, nel senso che se non ripensiamo a senza pensare ad un'utopia dove tutte le persone sono vegane, ma se dobbiamo ripensare all'allevamento, come facciamo a non tener conto di quello che abbiamo vissuto l'altro ieri, praticamente? Ma a parte che noi esseri umani abbiamo la memoria corta, quindi non so quanto le persone riescono a collegare quello che è avvenuto con la questione collegamento con gli animali, zoonosi, eccetera, eccetera. Cioè, noi ci siamo dentro, siamo un algoritmo e vediamo, cioè a noi compaiono continuamente queste cose, ma secondo me ci sono persone che proprio minimamente, magari ne hanno sentito parlare una volta, ma già se lo sono dimenticato. Cioè, finché dall'alto, quindi dai governi, insomma, da chi può comunicare in maniera più estesa rispetto a noi che siamo un profiletto da 60.000 follower, certe cose importanti, io penso che le persone ancora non abbiano ben chiaro che se continuiamo di questo passo, un giorno tutto quello che abbiamo non ci sarà più. Cioè, non è sostenibile quello che stiamo facendo. E per quanto riguarda l'empatia con gli animali, io sono una persona, ad esempio, posso parlare della mia esperienza, che è molto diversa dalla sua, ad esempio, perché io sono diventata vegana 5 anni fa, lei è vegana da 15 anni, e io sono diventata vegana grazie, diciamo, a lei, nel senso che ho assorbito tantissime cose che lei mi ha mostrato, mi ha insegnato, senza avermele imposte. Questa è una cosa per me importantissima, le cose non vanno imposte, vanno capite. Io non ho un'empatia, dico, io non ho empatia per gli animali, anche se ho letto che comunque il cuore è un muscolo, quindi può essere allenato, quindi l'empatia può essere allenata probabilmente. Io ho fatto tanti collegamenti, qui siamo a Mix, siamo una comunità queer, è una comunità discriminata, io faccio parte della comunità LGBTQIA+, qui dentro ci sono persone che fanno parte di questa comunità che sono discriminate. Quante persone sono vegane? Alzate la mano. Qualcuno? Ok. Per me il fatto di far parte della comunità LGBT non mi riconosce la coscienza. Cioè, l'essere discriminata non mi impedisce
di poter fare qualcosa per non discriminare altri, questo per me è l'intersezionalità. E gli altri per me sono anche gli animali, perché per me sono vite, semplicemente ho capito questa cosa qua. Quindi se io posso scegliere, ovviamente facciamo tutti gli errori, non è che io non tratto male nessuno, non sono razzista, probabilmente è interiorizzata anche, cioè dici delle cose che non ti rendi conto. Ma quando te ne rendi conto e scegli di non mangiare più un pezzo, un corpo, una cosa che fino magari il giorno prima era viva, quando lo sai puoi scegliere di non farlo, perché noi qui occidentali possiamo scegliere di non farlo. Quindi questo è il mio pensiero e è importante per me far arrivare le persone a ragionare su questa cosa qua, soprattutto le persone discriminate, perché possono capire quello che vuol dire. Se posso aggiungere una cosa su questo tema dell'empatia, sono d'accordo molto con te che forse non è l'elemento centrale di ingresso, ma perché, dirò una banalità, però in questi giorni stiamo vedendo che non abbiamo empatia per altre persone. Forse hai voglia, per noi stessi. Esatto, forse neanche per noi stessi, non per le altre persone, figurati per gli animali che ci hai insegnato, che non sono persone. E anch'io mi sono avvicinato al vegetarianesimo non da una prospettiva antispecista, tuttora non ho interiorizzato quel tipo di visione lì, anche se la rispetto molto, ma perché non l'ho ancora, ma tu giustamente non la puoi imporre, no? Te la devi sentire. Però non può essere solo quello l'elemento d'ingresso, no? Perché di nuovo secondo me torni in un'utopia il pensare che basta l'empatia. Così come purtroppo non basta l'altra cosa che stai dicendo, un'evidenza schiacciante che questa roba fa male al mondo, fa male il Covid, eccetera, eccetera. Però di nuovo vediamo gli attivisti di ultima generazione che vengono presi come dei coglioni quando stanno tirando fuori una cosa di nuovo evidente, ma perché lì di fronte all'evidenza il potere non ce l'ha il singolo, ma ce l'ha il mezzo comunicativo, mediatico, istituzionale più forte. E se tu sei un singolo che sei cresciuto una vita senza farti problemi su mangiare un animale o su andare in macchina e ti viene detto che quella roba lì è un danno e che porterà alla distruzione del mondo, adesso semplifico stupidamente, appena arriva qualcuno che ti dice no, guarda che non è vero quello che ti stanno raccontando, non è vero quel dato lì, quella ricerca lì è falsa anche senza nessuna base, cazzo, tutti ci butti di brutto perché quella roba lì ti salvano. Quindi ecco, questo per dire che da soli tutti questi elementi non servono, probabilmente cioè bisogna metterli tutti insieme e bombardare, no? Razionalità, empatia, scienza e tante cose per riuscire a portare questo tema. Proprio un processo, cioè è un processo che appunto non va neanche giudicato. No, nel esatto. Senso che io capisco anche il punto di vista di Chiara che dice cacchio, cioè hai subito discriminazione, forse lo puoi capire di più. Io non sono così tanto d'accordo su questa cosa, nel senso che secondo me ognuno può dedicare lo spazio a questo tema un po' come meglio può, con i mezzi che ha. Però di sicuro non si scampa, però, dall'altra parte. E quindi secondo me è molto importante semplicemente tornare al sentire. Se, e io sono sicura invece su questa parte, se tu senti che forse è vero che stai dando uno schiaffo, diciamo, all'ambiente, se consumi carne più che consumi la bottiglia di plastica, perché il tema veramente importante è tornare a parlare del consumo di carne, chiaramente incluso anche il mondo marino, ovviamente, perché si apri uno sgombro e esce il sangue. Perché molti non lo sanno. Biologia! Tanto che è giusto dirlo, perché giusto che sia, le persone pensano che dentro il pesce ci sia del sangue, o comunque dello stomaco. Però davvero, secondo me, la leva che possiamo andare a toccare tutti insieme, dalla persona omofoba alla persona discriminata, quindi stiamo parlando dei poli opposti, è la paura. Abbiamo tutti paura. E ognuno usa quella paura e se ne prende cura in modi differenti. Io guardo la paura, scappo. E va bene così, se è l'unica cosa in questo momento riesce a fare. Io vedo la paura, la sento, le parlo e me ne prendo cura. Prendersi cura della paura, perché io e lei semplicemente siamo spaventate. Io ho avuto un tumore per l'inquinamento, cioè mi sono fatta a 28 anni tutti i possibili controlli genetici, l'ormonale, tutta la mia cioè l'albero genealogico, tutto.
non c'è una persona che sta malata di tumore al seno. Parlo con i medici, tutta l'equipe medica mi dice: Franci, tu sei malata perché hai vissuto 7 anni a Brescia. E in modo inquinato, secondo me. Quindi siamo corresponsabili di questo tumore, fatemi capire. Allora, io ho paura, perché è amica la paura, non ce n'è, a me me la sono fatta amica perché è una grande stronza, però me la sono fatta amica perché alla fine anche le stronze magari hanno qualcosa da dirti. E voglio capire come usare questa paura per fare qualcosa di buono, diciamo. Cioè, quello che vorrei provare a portare è questo. E secondo me, appunto, la leva di base è insomma paura. Come ce ne prendiamo cura? Con empatia? Anche l'empatia va vista ed è delle volte un po' sepolta da altri strati di emozioni che magari sono un pochino più sollecitate. È un processo che non ha bisogno di giudizio, però è un processo. Anche io sono un po' a disagio, sono felicissima di essere a Mix, ma quando ho letto Eni mi sono sentita male, devo dire la verità. Posso dirlo? Sono l'unica ad averlo detto. Sì. Però volevo dirlo, e so che Martina mi avrebbe sopportato questo. Ma sei da sola. Però ho capito, e me ne sono accorta. C'è questo manco plenitude. Che è più proprio bene. E sono stata male, vedendo che bello questo coming out, grazie per avermelo permesso, perché qualcuno mi dice sei una stronza, non verrei mai più a me, però quanto venerdì sera l'apertura, c'è stata appunto la presentazione di Eni che raccontava quanto lo sponsor, la sua parte, quale fosse, dall'altra parte, immediatamente dopo c'è stato l'intervento di Michela Murgia. E io, raga, mi sono sentita male, devo dire la verità. Perché io voglio bene a Michela Murgia, a tutto quello che rimane qui presente di Michela. È una donna così vicina alla comunità, così, così vicina, perché ha creato uno spaccato tra come si parlava prima di malattia, come si parla adesso di malattia. Lei ha creato uno spaccato, le devo tanto. E quindi capite che è un processo, anche questa rabbia che mi sale al pensiero che questa bellezza di festival è permesso solo da chi porta tutti questi. Noi qua, raga, faremo fatica a unirci tutti. Allora vedo che è proprio un processo, lo devo accettare. Facendo un po' da parte questa rabbia, anche un po' la paura che tutto sarà sempre nelle mani di Eni, che facciamo che sia il cattivone della situazione, lo stesso cattivone che ci permette però di vederci, di vedere 50 film queer, cioè capite? Io vado in tilt, però voglio prendermi cura del bello che ne sta uscendo fuori, esserci e parlarne e magari creare quel tappeto, quella base per creare altro, altra meraviglia che servirà a noi, che ci serve. Io vorrei che questo discorso andasse tipo segnale, quello delle 12 che è suonato l'altro giorno. Che partisse. Probabilmente un certo paio di avvocati. Sì, infatti. No, ma pensate, pensate che mi hai colpito. Cioè, noi... Qualcuno è svenuto. Era pensate di ieri. Raga, mi ha fatto riflettere sul fatto che alla fine noi, bene o male, abbiamo in qualche modo tutti praticato a livelli diversi l'attivismo, no? E ci sono quei temi che sono sempre diversi, però che fanno saltare ciascuno di noi sulla sedia, no? C'è quella cosa che quando qualcuno la dice scatta appunto tutto questo bolo di rabbia, paura. E onestamente trovo il tuo discorso pazzesco in questo senso, perché cioè avere la lucidità, tra l'altro con una storia come la tua, di guardare questa cosa in zoom out, però con empatia. Cioè, veramente dovremmo fare tutti, Ma io penso che quando ti brucia il culo inizi un po' a pensarci. Cioè, allora, io potrei anche avere un'indole, no, di... Secondo me sì. Di peace and love, tanto... Cioè, Buddha, no? Poi parlo con chi era. Poi parlo con lei. Cioè, io non posso che essere così. Cioè, quando vivi una roba che ti può portare alla morte, perché poi questo è... Cominci a valutare più cose e non puoi essere sola. Solo nel vivere una cosa simile, perché
siamo davvero tutti co-responsabili, in qualche modo anche io, ma non mi pippo la colpa di essermi ammalata, non voglio assolutamente pippare. Ad esempio, ero già vegana. Una dottoressa in realtà era una radiografista, quindi mi fa, però eri anche vegana, ti hanno dato tutto un rumore. Sei battuta. Cioè, sei proprio. Sotto testa, sei proprio sfigata. Cioè, la roba là. E io dico, ma tipo, cioè, capisci che con le parole, cioè, bisogna fare veramente una. Veramente un'attenzione incredibile. E noi non possiamo davvero mai sapere che c'è dall'altra parte, si sta portando una parrucca perché in quel momento è calva. Se magari. Io l'ho pensato tanto sul tema tumore, perché ovviamente l'ho vissuto in prima persona. Però effettivamente chissà quante cose stanno vivendo le persone in quel momento e quanta non empatia ovviamente abbiamo, perché pensiamo di essere anche quasi simpatici. Cioè, chissà quante cazzate ho detto che potrebbero anche aver colpito qualcuno in questa sala, non lo so. Cioè, posso scusarmi con il cuore che ho, che sicuramente è grande perché si è preso spazio, però cioè, non potevo che far così, capito? Anche questo è molto. Bah, wow, posso dire. Però fidati, cioè, le parole di una Murgia per me sono state balsamo, perché mi sono sentita così tanto vicina. Adesso sono convinta che tante persone che vivono la vicinanza alla morte in quel modo, penso che la vivano spesso con quei termini, che non sono termini bellici, che non sono termini di un certo tipo, cioè totalmente in linea. Io non posso che prendermi cura della vita e io ci tengo alla vita di tutti gli esseri, ci tengo tanto alla vita di quegli ultimi. Se non vedo loro, non sto vedendo l'insieme e loro sono più di noi. Gli animali sono molto più di noi, siamo delle merde in confronto, siamo niente in confronto. E hanno tantissimo da insegnarci. Era proprio da applaudire tutto ciò. E passando a Giacomo Micamaccio, e leggo il più citato, poi se vuoi fare un attimo di introduzione su cos'è Micamaccio, cosa fa, eccetera, eccetera. Io dando per scontato che tutti conoscano voi, peraltro, vabbè. Questi numeri sono tutti i vostri fan, palesemente. No, comunque, scherzi a parte. Allora, tu hai detto, in merito a quello di cui si parla, se pensate ad un uomo che cucina, cosa sta cucinando? Se pensate ad un barbecue, chi visualizzate alla presa con la brace? Ha senso definire cosa mangiamo a seconda di chi siamo? Il maschile ha un rapporto particolare con l'alimentazione, gli viene cucito addosso dalla società e inizia ad essere limitante. Sì, e vabbè, ovviamente, come si capirà forse dal nome e dalla citazione, il Camaccio si occupa di maschile. È un collettivo in cui si riflette un po' su tutta una serie di stereotipi e di costruzioni sociali che vanno a definire quello che oggi socialmente nominiamo come maschilità o maschile, che poi è semplicemente una serie di convenzioni, no? A cui tacitamente decidiamo di aderire o di non aderire. E questo tema dell'alimentazione, in realtà, col maschile secondo me c'entra tanto, ma in generale col genere c'entra tanto, perché così come in altri aspetti della vita, anche nell'alimentazione, a seconda del genere che ci viene assegnato, veniamo cresciuti con alcune abitudini alimentari e anche con alcune attitudini alimentari, no? Quindi, per esempio, sull'alimentazione, prima di arrivare alla carne, anche il tema dell'esagerazione, no? Cioè, generalmente cresciamo in una situazione in cui gli uomini vengono spinti molto di più a mangiare, in cui il tema, per esempio, della buffata, del sentirsi male da quanto si è mangiato, è un tema molto più maschile che femminile. Ma spostandoci leggermente dal cibo, pensate anche all'alcol, no? Chi regge di più? Io credo che diversi uomini qua in sala, come me, da ragazzini, abbiano avuto l'esperienza del chi beve più alcol,
e tutta una serie di gare e competizioni, no? Perché al maschile piace molto creare performance e competizione, e questa roba succede anche nell'alimentazione. Questa sensazione di esagerazione, di come dire, edonismo, abbondanza e prendere spazio, poi è anche una questione di possibilità e potere, tra virgolette. Cioè, è chiaro che nel momento in cui io sono molto più libero di mangiare senza sentirmi male, senza avere dei complessi, è chiaro che storicamente i disturbi alimentari sono diagnosticati più nelle donne che negli uomini. Non è un caso se cresciamo culturalmente in cui un uomo è libero più o meno di mangiare quello che vuole e ha un rapporto con la propria alimentazione molto, molto più libera. Arrivando a parte le cose light. Se c'è scritto light. No, diet light. Sì, vabbè, vi ricorderete tutti pubblicità di cose diet light dove c'erano sempre donne. Anche se, cosa interessante, dal 2020 in avanti, quindi COVID time, in cui probabilmente anche gli uomini sono rientrati in una situazione di disagio completo più grande, c'è stato in un anno o in due anni, non mi ricordo, aumento del 400% dei DCA diagnosticati in Italia. Scusate, maschili, ovviamente. Cioè, quindi un quadruplicare dei DCA maschili. Quindi evidentemente nel momento in cui entra un elemento di disagio e magari può andare a prendere anche l'alimentazione. Il tema della carne è interessante perché chiaramente c'è una mitologia atavica, no? Intorno alla carne, l'uomo cacciatore, eccetera, eccetera, che in qualche modo effettivamente risiede in una verità archeologica, se vogliamo, dell'uomo, no? Effettivamente, donne raccoglitrici, uomo cacciatore è una cosa che esisteva. Però forse non è così necessario, eppure quella mitologia la sentiamo ancora forte. E tra l'altro fa sorridere perché quando si parla di vegetarianesimo tra uomini, il commento reazionario a volte dice: ma scusa, è da millenni che mangiamo carne, perché adesso dobbiamo fermarci, no? Ma in realtà, a livello storico fattuale, questa cosa non è così vera, nel senso che prima dell'avvento dell'allevamento intensivo, della grande distribuzione, la carne era un alimento da super ricchi, cioè il 90% della popolazione mangiare la carne era come, cioè, vincere al Super Enalotto, no? Quindi, ma non parliamo di 1000 anni fa, parliamo di 100 anni fa, cioè probabilmente i nostri bisnonni maschi mangiavano un decimo della carne che mangiamo noi oggi. Quindi vedete com'è facile però girare una narrazione a nostro comodo. E quindi il discorso della carne oggi lo sentiamo tantissimo. Mi riavvicino un po' al tema della cucina dei cuochi, no? E effettivamente, per esempio, a me è sempre piaciuto cucinare, soprattutto in età un po' più giovane, magari quando sei ancora a casa con la famiglia o all'inizio, la cucina maschile è da brace, no? Quel miscuglio di sudore, caldo, fatica e anche, di nuovo, un richiamo atavico, cioè cuocere sul fuoco vivo, sulla brace, sul legno, cioè sono tutte immagini che ci aiutano tanto a costruire un'identità che altrimenti vacilla, no? Perché poi l'identità maschile, forse più di quella femminile, ha bisogno di essere validata. E da uomini cerchiamo sempre di più di prendere dei pezzettini di qua e di là per validarcela. E il discorso della brace è del barbecue e della carne dei ferri è uno di questi elementi. Cosa interessante che leggevo prima mentre stavo recuperando tutti i miei appunti. Se mi vedete guardare il cellulare, non è perché sono una brutta persona, ma perché ho tutti gli appunti lì, ho disimparato a scrivere sulla carta. Sei anche una brutta persona. Sono anche una brutta persona, no, per altri motivi. Comunque, e mi sono segnato che hanno fatto questa ricerca, non so se vi ricordate che tipo un anno o due anni fa c'è stata questa parlamentare francese che ha dichiarato che la carne è legata alla verità e dovremmo smetterla, una parlamentare credo vegana, legata ai movimenti verdi, ecologisti. Allora, questo studio, questo centro studi francese ha detto: oh, vediamo un po', facciamo una ricerca
sul legame tra consumo di carne e idee sociopolitiche in Francia, non in America, quindi dice, vabbè, mi aspetto già delle cose diverse. E questo tema. Allora, vi leggo alcune dichiarazioni in cui le persone, gli uomini che consumano più carne, quindi nella fascia più alta di consumo di carne, hanno dato circa il doppio di sì o di no rispetto alla media. Pensi che le donne abbiano più responsabilità nei lavori di cura? Chi consuma più carne ha risposto molto più di sì rispetto alla media. Chi ha votato? Chi consuma più carne ha votato più a destra. Domanda sul consenso, pensi che a volte un sì, cioè un no, scusate, non è necessariamente un no, nasconde altro? Chi consuma più carne ha dichiarato più spesso che un no si può prendere anche con un sì. Questo è un altro esempio, secondo me, di intersezionalità, no? Nel senso che magari immaginiamo che l'alimentazione sia un tema così distante, ma in realtà essendo un elemento culturale e non naturale, perché noi naturalmente, lo sappiamo, non siamo carnivori, biologicamente non abbiamo gli enzimi che hanno i carnivori, cioè, quindi se sbaglio, perché qui vado un po' a cose lente nella mia transizione vegetariana. Quindi sono tutte costruzioni che ci facciamo, e quelle costruzioni non a caso corrispondono con altre costruzioni biologiche, politiche, sociali. Quindi interrogarsi su questa roba è fondamentale anche per capire un po' cosa c'è sotto. E dico un'ultima cosa sul lato, diciamo tra virgolette, femminile e rispetto anche al potere. Recentemente ho letto un libro bellissimo che mi ha passato la mia compagna, che si chiama Supper Club di Lara Williams, in italiano Le Divoratrici. Leggetelo assolutamente se non avete letto, dove racconta di questa ragazza sfruttata al lavoro, insomma un po' depressa, un po' sfigatina, un po' socialmente non brillante, che si sente piccola, si sente costretta in uno spazio sociale minuscolo. Qual è la sua arma con cui decide di riprendersi il suo spazio, abbuffarsi e ingrassare? Praticamente questa ragazza comincia a organizzare dei supper club, quindi delle specie di feste edonistiche in cui si mangia fino a star male, ovviamente aperte solo a donne, e racconta come questa azione fosse di per sé per lei un prendersi uno spazio che prima non aveva. E anche questa roba è un'alimentazione interessante, cioè si dice uomo de panza, uomo de sostanza, no? Magari per giustificare anche un po' di pancetta che ci fa paura. Non si dice donna di panza, donna di sostanza, ovviamente, per tutte le stereotipi, bellezza che sappiamo. Però forse quella sostanza non è solo un tema estetico, ma è anche un tema di potere, di occupare uno spazio, di possibilità di fare, no? E l'ultima cosa che mi ha fatto pensare, quando parlavate prima di cucine e di chi c'è dietro la cucina, c'è un monologo di Giorgio Montanini, un comico piuttosto cattivello, che ha fatto alle Iene, ha fatto quello, poi l'hanno buttato fuori. Però c'è un pezzo molto bello dove parla appunto di quanto le donne non, socialmente, politicamente, non valgano un cazzo in Italia. Allora dicono, ma scusate, ma le donne culturalmente sono sempre state quelle che si occupavano di cucinare, da millenni le donne cucinano, si tramandano le ricette da nonna, mamma, figlia, eccetera. Gli chef di Masterchef sono tutti uomini. Anche sì, ci sono. Anche quelli stellati sono più uomini. Sì, ci sono le donne che cucinano nelle trattorie sporche di cipolle, con la parananza. Con la parananza, magari anche un po' grasse, no, donnone. Cioè, la donna, esatto. La nonna, se no. Quella è la rappresentazione che abbiamo, no? Della donna che cucina. E quando a Masterchef, piccolo fan di Masterchef, personalmente, quelle cose, quei guilty pleasure flash, quando a Masterchef è andata Antonia Klugman, l'unica stagione dove è andata una donna, le hanno fatto interpretare il ruolo della stronza. E lei se n'è andata, perché ha detto, ma io, cioè, perché devo venire qua a fare una parte? Lei chef della Madonna, cioè, fortissima, va lì e deve fare quella cattiva, quella mascolina, quella che ti agida, fredda, no? Che si impone. Quindi ecco, per chiudere questo pippone, così rimbalziamo i pipponi, e l'alimentazione ha tantissimo a che fare col genere,
E a volte veramente instillarsi quel dubbio, non dobbiamo forzare nulla, però farsi la domanda: perché io sto facendo questa cosa, oppure perché penso questa cosa di un determinato tipo di alimentazione, ci aiuta tanto a capire anche cose che riguardano tutt'altro la nostra identità, il nostro modo di vedere il mondo. Era una domanda un po' piccante. Vai. Ma nel momento in cui siete diventati vegetariani, vegani, è cambiato qualcosa dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista proprio di tra virgolette acchiappo? Cioè, siete stati più attraenti o meno attraenti? Perché ho l'impressione che gli uomini adesso siano proprio, non lo so, è un'impressione, non è un giudizio, che gli uomini si stiano avvicinando anche un po' in maniera molto farlocca, quindi per un periodo di tempo, all'alimentazione vegetale, perché probabilmente avvicina di più le donne. Ragazzi, ditemi la verità. Allora, domanda interessante, poi qui apriamo la discussione, quindi anche se avete voi risposte o domande, fate, cioè, tanto ci stiamo avvicinando alla fine, quindi... E allora, io sono diventato vegetariano l'anno in cui mi sono trasferito e sono andato a vivere da solo, in realtà spinto da un'altra, diciamo avvicinato da amici, amiche e una compagna vegetariana, però effettivamente ho pensato, chissà se fosse successo 2 anni fa questo avvicinamento in terza liceo, sarei riuscito con la stessa facilità a fare quel passo. Di contro, mio compagno di liceo vegetariano da una vita, da quando andava alle medie, ovviamente lo prendevamo in giro. Ovviamente, no? Cioè, tra maschi, era una classe di 21 maschi, 7 femmine, lo prendevamo in giro. Poi lui ne faceva anche un po' una forza, uno scudo, quindi... Però era sicuramente un elemento, diciamo, discriminatorio. Devo dire che questo, probabilmente per l'università, probabilmente perché l'università era a Milano, e non a Cesena, da dove provengo, mi ha dato molti meno problemi, di contro anche molta meno gap, sia positivo che negativo, sull'acchiappo, per quanto mi riguarda. Cioè, non ho notato personalmente grosse differenze. No, mi chiedo se mai ti sei confrontato con altri amici, cioè se il tema è uscito fuori, perché io credo che se ne parli poco, ma io credo che sia anche un tema questo. Beh, adesso dico una cosa, forse un po' che potrebbe non essere vera, però risponde a impressione. Secondo me dipende in che circuito giri, cioè, cambiamo esempio, parliamo di femminismo, no? Nei circoli collettivi di sinistra, centri sociali, movimenti studenteschi, eccetera, ci sono state tante volte situazioni in cui gli uomini si avvicinavano al femminismo perché le compagne erano femministe, e quindi it's easier, no? È chiaro che a casa Pound magari questa cosa non è successa. Stessa cosa con l'alimentazione, cioè se hai un circolo di persone o frequenti un tipo di ambiente ad alta componente vegetariana, quella cosa probabilmente ti può venire. Dopodiché, personalmente, cioè nel senso, tutto grasso che cola, cioè, se ci si avvicina anche così, esatto, tutta margarina, magari però, cioè ci si avvicina così e poi invece si scopre che c'è qualcos'altro sotto, o magari no. Ma per quanto riguarda me, questa domanda ha scoperto il tendone del circo proprio, perché, cara la mia Francesca, no, la situazione qui è che... No, ma sfoga pure! Ma da dove ti sta? Prendo io gli appunti. Ma sì, mi stendo anche un attimo, magari. No, la situazione qui è... L'ho mandato tutti a cagare, no, vai, racconto. Lasci parlare, madonna. Volevo allungarla, vai. Sustenza. No, ma funziona, è la tecnica. No, io di base non mi identifico come uomo, e questo è stato un problema. Che assieme al diventare vegetariano e poi vegano è stato un altro problema.
E ad oggi, se proprio mi devo identificare, mi identifico come persona anarchica del genere e dell'orientamento sessuale. Non ti saprei ben dire come... Non ti so dire sul piano dell'attrattività, perché lì si dissocia duro e basta. E quello che ti so dire è sul piano del genere, che invece è sempre stato un punto. Cioè, diciamo che io le avevo veramente tutte. Cioè, adesso tu mi vedi qua in borghese, ma quando vado a ballare mi vesto la stella delle Wings. E quindi tu ci metti un po' di glitter, un po' di tofu. Non lo so. Vabbè, io dovrei... Un po' Pedro Messi in sottofondo. E ciao. Vabbè, iconico. E quindi ti sei già fatti due domande e dati due risposte. E quindi diciamo che... Poi tra l'altro lui ha fatto lo scientifico, tu che erano sette femmine e tutti gli altri maschi, io ero l'unico assegnato maschio alla nascita in una classe di tutte donne in un linguistico. Quindi pure il linguistico! Quindi proprio non c'era spazio a dubbio alcuno. E... Bella merda. No, però no. Secondo me è da osservare anche un po' questa scena, capito? Cioè, io la osservo con curiosità, nel senso che osservo questi uomini risvegliati che a un certo punto partecipano a eventi femministi o che li guardo sempre un po' a dispiego, cioè mi dispiace, ma sempre un po' a dispiego. Però poi magari incontro, è solo un po' l'inizio, basta. Sai, cioè... c'è la fase mohanic, esatto, così, devi rimanere distanti, esatto, perché anche sì, non familiarizzi. Però è per me curioso vedere che magari ci si avvicina a certe tematiche, perché sembrano tematiche che appunto contattino una sorta di anche fragilità emotiva, bisogno emotivo. Che magari invece dietro nasconde solo, ma fammi tentare sta strada per un po', che magari scopo un po' di più. Scusate, però ho proprio quell'impressione. Ma guarda, adesso cambio leggermente argomento, però per parlare proprio di un fenomeno simile. Cioè, mica macho, noi tra le altre cose ci occupiamo anche di fare dei gruppi di autocoscienza maschile. Sì. E chiaramente lì, cioè noi apriamo, facciamo delle call aperte su iscrizione e arrivano tutta una serie di uomini diversissimi tra loro, no? E lì è interessante perché quando tu crei uno spazio, diciamo, sicuro, lontano da occhi o giudizi proiettati su di sé, ha degli uomini veramente qualunque, cioè dal super etero basic alla persona, all'uomo bi o gay, viene fuori tantissimo, veramente tantissimo. Quindi per quello ti dicevo, cioè, secondo me veramente benvengano anche queste, perché poi se noi ci crediamo veramente in quello che stiamo dicendo, con un po' di presunzione, diciamo che è la cosa giusta. Quindi se è la cosa giusta e qualcuno ci arriva ad orecchiarla perché pensa a scopà, comunque è arrivata la cosa giusta, no? Cioè, se ci crediamo veramente, quindi secondo me è... Però sappiate che mi vedo sempre così. Scherzo. No, per me è curiosa come cosa, cioè la osservo. Però sì, sono d'accordo con te. E anzi, grazie che esistono i gruppi di autocoscienza, questi che io amo, tanti. Voglio più uomini etero vicini. Questo è vero. Vero. Però io sono proprio di questo bisogno, sarà che sono appunto... No, beh, ma anche questo comunque è un punto, è una cosa che si sta, cioè più che altro perché è una cosa che diciamo sempre anche noi, no? Alla fine quando facciamo eventi di questo tipo, anche meno food e più l'altro, il gender, sì. E vedi che la sala comunque ha la composizione che ha, tu dici ma porca vacca. Stiamo raccontando. Ma cioè... che poi c'è da tutte e due le parti, no? Un po' stiamo noi che ce la raccontiamo, un po' sono loro che non se la vogliono proprio raccontare, cioè... Comunque, sei questa curiosità per gli uomini etero? Sì.
momento Marchetta. Prezzo. Fuori c'è un libro che si chiama Cosa vuol dire fare bocce. In una mesa, un libro non ce l'ha. Ah, scusate. Fuori c'è un libro. C'è anche no. E dopo ci riparliamo la marchetta. Fuori c'è un libro che si chiama Cosa vuol dire fare l'uomo, che raccoglie tutta una serie di testimonianze maschili su diversi temi che abbiamo raccolto con Emi Camacho, e tutta una serie anche di ragionamenti su linguaggio, corpo, seduzione, flirt, eccetera eccetera, che potreste trovare molto interessante qualsiasi sia la vostra identità, genere, orientamento. Secondo me ci sono cose curiose e ci fanno pensare che forse potremmo veramente in qualche modo stare tutti e tutte dalla stessa parte. Sì, io faccio anche un momento. Aspetta, prima devi far fare il libro loro. Come no? No, raga, ci sono dei libri. Ci sono due libri. Dici, il nostro è rosa. E lei odiava l'orto. Faccio anche io un momento Marchetta. La mia è gratis perché non mi piace prendere soldi. Ma lì dal libro c'è anche un euro, ci prendo. Ma fai di non lo so. Quindi, ma mi sa che tu, mi sa che qua tutti, nessuno no. Piace prendere soldi. Comunque, vabbè, con che non voglio dire molto sulla parte di diversità e inclusione, perché lo dicevo già all'inizio e non c'è tempo di allargare tantissimo. L'unica cosa che volevo dire è che noi come Espressi abbiamo lanciato per lo scorso Pride un progetto che si chiama Apertissimo, in collaborazione con Tuorlo Magazine. Che è proprio un progetto che vuole portare questi temi all'interno della ristorazione dal di dentro. Nella pratica l'abbiamo definita come la prima community inclusiva della ristorazione italiana, perché iscrivendosi ad Apertissimo, i ristoranti si dichiarano dichiarano di non discriminare le assunzioni sulla base del genere, dell'orientamento sessuale. Ricevono un manuale di diversità e inclusione redatto da Espressi, nella fattispecie le persone che si occupano di formazione, non io. E quindi cosa succede? È uno strumento su cui noi stiamo puntando parecchio per portare questa sensibilità all'interno del mondo, nel magico mondo di... Perché, e poi chiudo, ce n'è bisogno, sì ce n'è bisogno, perché vi posso dire senza fare nomi che gli stellati, i ristoranti stellati con cui abbiamo parlato, la risposta mediamente è stata bellissimo progetto, ma... l'uguaglianza dovrebbe essere scontata. Che è un po' come le quote rosa non servono perché... No, secondo me è ancora diverso, perché è un... cioè, si avvicina, però qua non ti stavo proponendo una quota, ti stavo proponendo di dichiarare di non discriminare, posizionarsi, è ancora uno step prima. Sì. Questo vuol dire che sono tutti brutti e cattivi, non necessariamente. Ma c'è una gerarchia bruttissima nelle luci esterne. E vuol dire anche che portare questi temi all'interno di questo mondo qua, siccome scatta la paura appena parli di due o tre robine che anche politicamente sono pericolose, perché come potete immaginare poi gli stellati hanno un ufficio stampa, ci sono tutta una serie di dinamiche che ci girano attorno, eccetera, eccetera. Cioè, è una realtà il fatto che gli uffici stampa, e non solo nella ristorazione, hanno paura a parlare di parità, di femminismo, di genere e quant'altro. E non è solo una questione di soldi, è anche una questione di ignoranza. Cioè, nel senso che non c'è una cultura capace, proprio in termini numerici, al momento di fare la differenza. Quindi l'unica cosa che chiedo io è se di sostenere questo progetto, se vi fa piacere farlo, chiaramente, e di ricordarci un po' come hai detto tu. Quello che ha detto proprio in apertura. Esatto, anche perché quando poi, come dici tu, devi andare a parlare con Amy di turno, cambia completamente il registro. Quindi
secondo me è giusto trovare il modo, lo spazio e il tempo di fare approccio Riot, ma c'è anche bisogno di trovare modo, spazio e tempo di mettersi in contatto. Come possiamo sostenere, quindi è apertissimo. Ma banalmente parlandone e invitando, se vi fa piacere, soprattutto voi che siete dentro, i ristoranti che conoscete magari personalmente ad aderire. Certo, lo faremo. Grazie. Grazie. Mi sa che ci cacciano adesso, vero? Calma, se volete fare domande, curiosità, siamo qua fuori. Vai, ah no, c'è te. Sì. Vai. Faccio velocità, adesso non ci magari ci sarà anche il tuo libro. Non ancora. Magari no, allora, in realtà avrei tre cose da dire. Ma faccio velocissimo. Quello che faccio velocissimo. Allora, la prima è su Antonia Newman. Perché io ho fatto, cioè facevo il social media manager di Masterchef e l'ho fatto per 4 anni e c'ero anche durante la stagione di Antonia. Scusa. Cioè, dice che giustamente Antonia faceva la stronza. Antonia è stronza. Nel senso, non c'è niente di male in questo, vuol dire, è il suo carattere. Però io ti dico, avendo moderato i commenti dei social di Masterchef, che lei non poteva esserlo, cioè perché tipo nella prima puntata le ha lanciato un piatto, come fa Bastianic da 10 anni, però lei in quanto chef donna era scandalosa, cioè tipo no, ma tu guarda questa che è scostumata, sì, sì, però invece no, Bastianic è figo se lo fa. Sì, sì. Quindi questa è anche una riflessione legata alle figure di chef donne nel mondo così alto della ristorazione. Tra l'altro, però risponde a una provocazione, allora forse, siccome dici tu lei è stronza, mi viene da dire che forse hanno preso lei perché era stronza. Potrebbe essere, cioè, quasi, no? Che, sì, cioè questo potrebbe essere, ma insomma tutto con cuore a sì, sì, che, sì, chiaro. Che vogliamo dire, cioè che di fatto, come dire, non le era concesso fare tutta una serie di cose, invece gli altri ci potevano fare tranquillamente. E vabbè, questa è solo la mia opinione. La seconda cosa è che si è parlato di paura, sofferenza legata appunto alla morte di animali. Anche per le persone guide, giustamente, è difficile, diciamo, avvicinarsi a questa sofferenza, a trovare empatia. Ma se ci riflettiamo, è difficile perché è distante questa sofferenza. Cioè, noi non la vediamo. Cioè, andando al supermercato, andando, insomma, non so, anche non so, l'agriturismo biodinamico, dove tu accarezzi la capretta fuori, ci fai la foto, poi ti siedi e la mangi. C'è una distanza che è difficile da colmare, nonostante noi abbiamo magari una, cioè noi persone queer abbiamo una predisposizione ad avvicinarci di più alla sofferenza. Mi è servito, vabbè, e questa era la seconda riflessione. Frequentare rifugi è un grandissimo rischio, sì, possiamo esatto. Fare. Cioè, a prescindere da mi stanno sulle scatole o no, le persone che ci occupano dietro che sono tutti volontari. Sì, 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 sì. Però veramente se mi avvicinassi ai rifugi, frequentarli sì. È un regalo bellissimo. Perché torni a contatto che non conosciamo più. Sì, sì, esatto. Cioè, torni a quel contatto di animale, di stanno essere bene, da compagnia, chiamiamolo così, o comunque con cui puoi avere una relazione. Mm-hmm. E la terza cosa, che era finale, poi mi blacco, è che un po' tutto quello che avete detto, secondo me, rientra, cioè, insomma, mi piaceva combinarlo anche per gli altri, il tema della queer ecology. Cioè, è un movimento nel movimento, diciamo, no? E alla base c'è la volontà di combattere un binarismo, che non è quello di genere, ma è quello tra l'uomo e la natura. Cioè, noi tendiamo a considerarci altro rispetto alla natura, cioè sopra la natura. E di fatto, cioè, non è così, nel senso, dobbiamo scardinare questa cosa e credo che, insomma, la comunità queer può essere un veicolo di rivoluzione, almeno iniziale, per questo. Cioè, diciamo, è una cosa che mi è venuta in mente sentendo di parlare per tutto il tempo, no? Perché alla fine se...
se ci pensi è quello, cioè noi ci consideriamo come umanità distanti dalla natura, cioè sopra. È interessante. Grazie. Grazie. Abbiamo una tempo cosa, o dobbiamo scappare? Vabbè, dico una cosa, per purtroppo ci sono a chiudere. Dico solo una cosa, un accennino, visto che è stata nominata la parola rifugio. Perché qui lo dico, qui non lo nego, portiamoci che supporti, please donate, se potete. Certo. Dico solo questo, ci ha sentito il detto. Grazie.